Lavorava per 27 euro al giorno, sotto un tendone, come i tanti braccianti che in estate e inverno, con il caldo o con il freddo, raggiungono le campagne di Andria da diverse zone della Puglia per guadagnarsi la giornata. Lei arrivava da San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, e il 13 luglio del 2015 non è più tornata a casa da suo marito e dai suoi tre figli. Ad impedirglielo è stata la fatica, un infarto che non le ha lasciato scampo mentre era impegnata nella cinellatura dell'uva. Lei era Paola Clemente, 49 anni, e da oggi il suo nome sarà impresso per sempre su una targa, quella scoperta questa mattina nella sede della Camera del Lavoro di Piazza di Vittorio ad Andria. L'occasione per riparlare di un dramma che è quello di tanti braccianti costretti a lavorare in condizioni estreme, senza tutele, senza diritti e senza legalità, disposti a tutto per un salario che molto spesso è al di sotto del minimo giornaliero, ma che è sempre meglio di niente quando si tratta della sopravvivenza della propria famiglia. Non cerco vendetta su quello che è successo, voglio semplicemente che ci sia giustizia e verità sul caso di Paola Clemente. Una grande lavoratrice, si alzava tutte le mattine alle 9:50, io ho lasciato il suo telefono acceso e tutte le mattine continua a squillare, proprio in suo ricordo, che questa manifestazione, questa targa sia non soltanto un ricordo, che ci possa essere un cambiamento veramente per tutti i lavoratori agricoli. A Paola è andata così, però ci sono molti lavoratori veramente che soffrono, non soltanto quelli di colore, ma anche gli italiani sono veramente sfruttati. L'iniziativa rientra nell'ambito della quarta edizione del premio Maslow, istituito dalla FLAI CGIL nazionale, per ricordare l'omicidio di Jerry Essan Maslow, rifugiato sudafricano e bracciante agricolo, assassinato da una banda di criminali nelle campagne di Villa Literno, nel Casertano, il 25 agosto del 1989. Una vittima della schiavitù nelle campagne, la stessa che più di 25 anni dopo ha ucciso Paola Clemente. Voglio ricordare che, ma due questioni. La prima è che l'anno scorso non è stata solo la signora Paola. Noi abbiamo avuto parecchi avvenimenti. Solo in Puglia ci sono stati 5 morti sul lavoro nel giro di 2 mesi, fra immigranti e lavoratori italiani. Noi vogliamo fare appello all'impresa denunciandolo affinché insieme c'è uno scatto in cui si valorizzi il meglio dell'impresa, perché c'è un'impresa produttiva che fa qualità, ma deve fare anche qualità del lavoro, quindi lavorare insieme contro le forme di sfruttamento. E inoltre serve una repressione per quelle aziende che sistematicamente, perché non tutti, ripeto, lo fanno, ma sistematicamente molte imprese fanno del peggioramento della condizione del lavoro il loro modo di essere impresa.